Onorevole, c'è chi dice che alla sua età, la sua generazione dovrebbe smettere di fare politica e fare dell'altro, tuttavia gli si è lanciato in maniera molto coraggiosa in queste primarie, quindi pensa di avere qualcosa d'altro da dare ancora sia alla Liguria sia alla politica? Sì, credo che sia fondamentale l'energia dei giovani e che sia indispensabile promuoverli e affidargli delle responsabilità adeguate. Credo però che sia molto utile anche l'esperienza di quelli che giovani non sono più. È la somma tra esperienza e energia, la chiave di volta nelle nostre vicende, a volte così complesse e così delicate. Bisogna aiutare i giovani e chi ha esperienza la deve rendere disponibile. Al centro del suo programma turismo e grandi opere. Pensa che questo connubio possano rilanciare economicamente la nostra regione? Sì, credo che per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, soprattutto quelli della mobilità, sia molto importante però accompagnare i progetti con una modalità nuova, che è quella del confronto preventivo tra le istituzioni e i cittadini. È evidente che le grandi opere sono invasive e per questo motivo possono trovare delle resistenze o possono produrre dei conflitti. Le resistenze e i conflitti si superano se si discute prima con gli interessati, se gli si dà argomenti e elementi di conoscenza e se si tiene conto delle loro osservazioni. La partecipazione e il confronto preventivo sono molto importanti, sempre a maggior ragione quando si tratta di fare cose che possono creare difficoltà alle persone. Lei e la Paita divisi quasi su tutto, esistono due modi di intendere la politica all'interno del Partito Democratico? Credo di sì, alla luce di quello che vedo e sento. Non c'è solo una differenza che riguarda il merito, del tutto giustificata. Quello che purtroppo c'è è anche una differenza di modo. L'aggressività, addirittura le volgarità e gli insulti che vengono usati dalla parte di persone che sostengono Raffaella Paita è del tutto fuori luogo e sbagliata. Siamo parte dello stesso partito, dobbiamo dunque confrontare idee, ma mai venir meno all'esigenza di rispetto reciproco.